Vem, gente, triste, filha de me ter um padre, padre, madre, que faz volta de ti. Amém. Cosa ne facciamo di questa fiera? Pronto? Sì? No, già detto, però, guarda cosa, no, ancora! Permettiamo a questa fiera di esaurire almeno il suo ultimo desiderio. Vorrei essere bruciato da un tinte. Ecco di accontentarti. Dai. Brucia meglio! Che bello! Bene, io ti maledico a Roma nel nome del padre, lo stirpo la buona donna di tua madre. E? Gatto! Vieni, gatto, e viaggi, potete! Ma forza, forza! Bello! Fornacatemi, fornacatemi! E vivo! Riparterà! Com'è non portavo qua, dottore? Allora, Brogio, ricordi quella volta di parlare di quel libro che avevo letto? Parlava di una fiera eretica che fu sepolta molti anni fa, circa 100 qui. Quello. Bene, adesso tu sarai partecipe della mia scoperta. Sarà una scoperta da premio Nobel. Adesso tu non dovrai farne parola a nessuno, noi faremo un esperimento per farla rivivere. Qual è la fiera? Dove si trova? Eccola, siamo quasi arrivati. Prima, molti giorni fa, l'avevo trovata dietro i sassi. Adesso l'ho portata qui. Faremo degli esperimenti per farla lì. Oh. È quella! Adesso, mio fratello aiutante, mi devi aiutare. Passami un muscolo. E non ne ho! Una penna. Oh, ecco, lascio! Eccola qua! Corri Ambrogio! Ambrogio, scappa! Scappa Ambrogio! Ambrogio! Ferma che ferme! Mannaggia,
vabbè, ora devo andare a casa. Ci salutiamo. Ci vediamo domani. Ciao, ispettoriera. Qui gatta si trova. Qualcuno si è intrufolato un pezzo di mano, io lo punirò per questo. Che diavolo idea di puzza a me questa? Tu che cipitero di stronzi! Non dirlo mai più, comunque fai un po' se fosse a certo tuo. Grazie. Prego. Non te lo posso dire. Cosa ti hanno da fare qui dentro? Sono venuto a darti delle informazioni che ti potranno essere utili in futuro. Ok. C'è un bagno al sono, nelle colline abruzzesi, che girava una bestia. Una bestia feroce che uccideva le sue vittime intirando viti e bastoni in culo. Un'atrocità. Questa fiera abbiamo ormai quasi le prove che sia ritornata. Io ti sono venuto qui appunto per dirti di stare attento, perché questi omicidi che si sono verificati in questi giorni potrebbero essere stati effettuati da lui. Ti voglio dire solo questo. Stai attento. Adesso devo andare, perché sennò scopriranno la mia identità. Ok. Tira la catena dopo. Bastarda, mi è fuggita anche stavolta, ma lo prenderò. Buonasera a tutti. Trasmettiamo questa edizione straordinaria del TG a causa della terribile ondata di omicidi che sta travolgendo Sante Marie in questi giorni. Sta travolgendo Sante Marie in questi giorni. Purtroppo, poche ore fa, all'elenco delle vittime si è aggiunta un altro uomo, il cui nome non è ancora stato ben definito dalle pattuglie della polizia. Per sapere di più, passiamo la linea al nostro inviato speciale sul luogo del delitto. Scusate. Sì? Sì, sì. Il servizio sta per arrivare. Sul scolare? Pronto, Sara? No, non mi voglio dire, non mi sta lì. Ecco qui.
Poche ore fa è stato commesso un altro terribile omicidio. Basta vedere l'arma e il modo in cui è stato ucciso quest'uomo per capire che il killer è lo stesso che ha ucciso il caro dottor Ambrogio. La polizia sta dando la caccia a questo terribile killer. C'è gente che giura di aver visto sul luogo del delitto. Ciao mamma, ciao. Vabbè, stavo dicendo. C'è gente che giura di aver visto sul luogo del delitto la terribile fiera uccisa 100 anni or sono. Però queste sono solo voci poco attendibili. Vorrei farvi mostrare la palma qui sotto i miei piedi uccisa in tal modo. Vorrei precisare che il morto è stato ucciso davanti alla casa dell'ispettore Chiera. Proporrei di andare a fare una piccola visita all'ispettore per sentire le sue opinioni. Ispettore Chiera? Buonasera, ispettore Chiera, cosa sta avvenendo? Sta prendendo il sole. Senta, cosa dice di questo morto ucciso davanti a casa sua? Io non c'ero, se c'ero dormivo. Vabbè, non sa dirci niente. Vabbè. Grazie, arrivederci e buon sole. Arrivederci e questo è tutto. A te la linea, gran frocio. Allora, il servizio diciamo che è stato fatto. Comunque, tengo a precisare, mi sono anche arrabbiato, che io non sono un trasporto, ma perché? Sono Frocito! Eccomi qua! Oh, c'è stata la partita! Veramente? E c'è stata la corsa! Ah, bene, vai! Allora, il nostro di speciale è finito. Io proporrei un minuto di silenzio per queste povere vittime. Non abbiamo un minuto perché ormai è finito. Fammelo voi a casa. Arrivederci. C'è voglia di compiere liscio. Non c'è quindi sentite? Però fino all'orgasmo. Ora devo andare. Aspetta qua, Bibi.
di Santo Mario stamattina? No, perché cosa è successo? L'assassino ha colpito ancora. Stavolta la vittima è il povero dottor Savucic, non so se te lo ricorda. Ah, sì. È morto con una salsiccia a bocca e un grosso stucchino nell'anno. Tutto quanto conficcato. Purtroppo è successo ieri mattina. Purtroppo non si riesce a fermare questo tremendo assassino, non so. Vorrebbero forse più controlli da parte della polizia per impedire così ancora. Dottore Sorte, dov'è? Era. C'è benzina, devo andarci a piedi. Chiudo! Che succede? Non arrivo. Cosa vuoi? Mi ha fatto aprire così. Stronzo. Anche lui è morto. Perché? Ha colpito ancora, ti vendicherò. Ti vendicherò. Ecco. Non doveva farlo, quel bastardo. Sappi che ti vendicherò. Ti posa in pace. Concetto. Mamma mia, come stai buscando? Mamma mia! No, c'è lei, cannone, come adesso! Ma che sto preparandoci! Buonissimo, che buonissimo! Mi chiamo, sta qua! Mamma mia! Sta cannone come l'altro! Mamma mia! Però mi ci sono già, mamma mia! E me lo si va! C'è là! No, io non lo faccio là! Ecco! 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 Fate fuori una cosa! Io c'ho l'idea! Menzioniamo tutte le pasticche che c'avevo! E poi la mette russa! Comincio io forse! Allora! Fermo! Fermo!
Io faccio avanti, no? Guarda che festa, guarda che arriva. Via. Si venisce. Si venisce.